ragazzi, stavo camminando per Brookhaven e guardate un po' che cosa ho trovato nel nuovo posto per i poveri. Aiuto, poveri che hanno bisogno. C'è per esempio anche un cartello, quindi lo state già usando. Qualcuno si è già messo a usare la nuova stazione per poveri. Però, ecco qui, c'è un altro cartello. Se sei qui, allora sei povero, vieni all'estate. Allora, non sono povera, sono solo molto molto curiosa e voglio vedere che cosa c'è all'estate. L'estate è praticamente la casa più ricca, è quella lì che vedete indietro, più ricca di Brookhaven. Costa solo per averla 800 Robux. E ho fatto una cosa, non sono subito andata, ho messo casa mia qui a fianco. E guardate un po', c'è già una noob che sta andando, che sta andando alla casa. Sicuramente ha visto come ho fatto io il cartello. E oh mio Dio, ci sono i palloncini. Aspettate. Ci sono i palloncini. E c'è un altro cartello. Oh cacchio raghi, non lo vedo. Oh aspetta, c'era un punto in cui... Ok, ora lo vedo, da qua lo vedo. Sei nel posto giusto, vedo che sei noob. Hai fatto bene a venire. Sì, ho appena iniziato a giocare, abbiamo un sacco di cose. Vieni, seguimi. Ok, stanno andando dentro. Ok, sembra... Allora, ragazzi, io non vorrei dire, ma sembra un tizio a posto. Alla fine anche io aiuto i noob. Certo, magari non così, li aiuto in altri modi, con i video, eccetera. Però, secondo me è un tizio bravo. Magari posso aiutarlo, posso dargli una mano ad aiutare altri noob. Voglio vedere che cosa succede se mi presento con un regalino. Secondo me, dai, ci rimane bene. Secondo me gli piacerà, vediamo un po'. Magari devo suonare, Ok, è lì con la noob. Salve. Posso suonare? Ding dong. Sì, ciao. Ho visto qui che c'è... Allora, ho visto che c'è il centro accoglienza. Io ho qualche Robux da dare ai noob e volevo aiutarti. Ma tu non mi sembri povera, infatti. No, ho detto di no. Ho un regalo per te però, scusami, No, nessun motivo. No, per nessun motivo puoi entrare. Cosa significa? Non entro. Ci impegniamo nella tutela e la salvaguardia dei noob. Oh mio Dio, come se fossero animali. L'ho letto adesso. Non voglio il tuo regalo, ma come no? Ma scusa, ti voglio aiutare. Qui ci basta solo un ricco, cioè io. Ok. Quindi togli il disturbo. Mi ha bannata! Raga, ma non pensavo che arrivasse a questo punto. Cioè, ma che schifo! Non ci posso credere. Intanto, com'è che una persona così gentile con i noob si deve comportare male con gli altri? Cosa vuole fare il Robin Hood di turno? Però anche lui è ricco. Ma non me ne frega niente. L'essere stata bannata da casa sua non mi impedirà di spiarlo in qualche modo. Sapete cosa? Adesso prendo il lettino, vado sopra casa mia e vediamo che cosa sta facendo. Ok raghi, io da qui li vedo bene. Non so cosa stanno facendo, ma lei mi sembra che stia cercando di uscire di casa. Oh, è stata presa! È stata presa e l'hanno riportata dentro casa! Raghi, che sta succedendo? Oh mio Dio. Ok, qualcosa non va. Qualcosa decisamente non va. Ha chiuso. Oh mio Dio, ha chiuso le tende, ha chiuso la casa a chiave. Non ci credo. Raghi, è arrivato il momento. È arrivato il momento di travestirsi da noob, cambiare account e entrare in quella cavolo di casa. Raghi, siamo arrivati alla casa. Sono un tizio noob, mi vado bene così. Penso di andare bene, sono uno di quelli che si comprano gratis. E quindi niente, proviamo a bussare. Salve! Sono un noob, sono proprio io. Ciao, tu aiuti i noob? Oh, un noob o almeno. Prima di vedere se sei un noob, devo farti delle domande. Ok, prima domanda. Che colore è quello preferito dai noob? Che domanda del cacchio è, scusatemi. Ma ogni persona avrà un colore preferito diverso. Cosa vuol dire? Aspetta, forse ho capito. È il giallo? Giallo perché il noob... Insomma, il vecchio noob, quello giallo, ha la pelle gialla, eccetera. Accettabile. Ok, perfetto. Ok, stiamo andando bene. Seconda domanda. Quante volte al giorno vai in bagno? Ma che domande... Ma come fa? Scusatemi, Come fa a sapere se io sono un noob da queste domande? Ma è impossibile. 4 volte, pure a lavarmi le mani. Ultima domanda. Quante ore in tutto hai giocato a Roblox? Oh mio Dio. Sono un noob. Quindi devo aver giocato... poco, tipo 2 ore in tutta la mia vita. Troppe, ma ti faccio passare. Oddio, troppe, meno male. Beh, immagino che se dopo 2 ore sono ancora un noob ci sia qualcosa di grave per questo tizio. Questa è la tua nuova casa. Qui abbiamo fatto diventare tanti noob ricchi. Ok, mi piace questa cosa. Tutte le stanze, sì, la conosco.
Puoi prendere questa. Oh, figo. C'è pure il coso fuori con i lettini. Ma aspetta, ho una cosa da proporti. E comunque, dai, ora che stavo notando, la ragazza di prima non c'è. Ci siamo solo noi qui. Sarai stanco di essere così povero, vero? Per fortuna ci sono io. Ho un patto da proporti. Oh mio Dio, sì. Delle sfide. Ah, delle sfide. Se tu riuscirai a sconfiggermi su Brookhaven, ti renderò ricco. Ok, ok, significa che gli altri noob ti hanno sconfitto prima di me. Addirittura più ricco di me, ok. Se invece non ce la farai, bene, parleremo. E io gli ho chiesto, ma scusa, ma non puoi darmi soldi e basta? Per cosa c'entra questa cosa della sfida? Si parla di tanti Robux, non do i soldi a chiunque. Devi essere affidabile, ok, quindi dobbiamo fare una sfida per fargli vedere che siamo affidabili. E soprattutto uno forte su Roblox, ok, ok, ho capito, ho capito. Beh, chi dei noob rifiuterebbe un'offerta del genere? Iniziamo? Accetto, certo. Vedi quelle case lì in alto? Chi prima riesce a derubarle tutte e tre, vince. Ok, ok, solo tre case, perfetto, le vedo da qua. Ok, tre. Immagino dica lui il via. Intanto mi prendo... Come via? Aspetta, 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 mi serve la bomba. Ok, ce l'ho. Raghi, corriamo. Raghi, questa è la prima casa, c'è la sicurezza, ma io me ne frego e entro di lato col lettino, ovviamente. Il lettino è il nostro migliore amico. Ok, ok. Allora, dobbiamo salire su. Ah, cavolo. Oddio, guardate, di pochissimo, non l'ho toccato, meno male, meno male. La prima cassaforte è qua sopra. Spero che i laser non trovino niente. Ok, ok, non devo passarci per i laser. Perfetto, andiamocene. Comunque, raghi, c'è qualcosa di strano. Io ho già derubato una casa e lui non ne ha derubato ancora neanche una. E addirittura lui è partito prima di me. Qualcosa mi puzza. Raghi, vi giuro, sono andata a controllare le altre case e qui le cassaforti sono entrambe intatte. E ho notato una cosa, no? Da qua riesco a vedere lo spawn e guardate un po', c'è lui con un mazzo di soldi enorme addosso. Ma quei soldi li puoi prendere solo se uno vai alla banca e non era nella sfida e non è nemmeno partito l'allarme della banca, e due se li prendi dall'inventario. Quindi lui non è andato a rapinare nessuna delle case. Ah, eccoti. Ma scusa, sei stato davvero troppo lento. Ma che troppo lento? Ma scusa, ho vinto. Ho praticamente vinto io. Ma no, non sai le meccaniche, no. Guarda quanti ne ho io, che vuol dire? Ho preso io i soldi. Sì, ma quelli mica li prendi dalle case. I tuoi sono spicci. Eh sì, ho capito, ma io le ho rapinate veramente, non come a te. E invece sì, ma come invece sì? Più soldi prendi, più si uniscono. Ah, questo scemo vuole farmi credere che tu ogni volta che rapini una casa, poi due, poi tre, ti arriva il borsone. Ma non è vero. Ah, tu non lo sai, perché sei un noob. Oh mio Dio, ragazzi, ho capito dove stiamo andando a finire qui, eh. Ma andiamo alla prossima sfida. Attento, potrebbe essere l'ultima. Oh mio Dio, ok, una gara di macchine, raghi. Ok, raghi, gara di macchine. È partito senza dirmi via. Ma com'è che è tutta questa velocità? Oh mio Dio. Ok, ho capito, raghi, questa è la prova di lui che sta barando. Da noob io ho una velocità limitata della macchina, non posso aggiornarla, tipo il massimo è 50. Ovviamente lui avrà il pass da 200 dove può andare un sacco veloce. Ho capito, ho capito, ho perso anche questa. Oh, guardatelo, guardatelo che mette i palloncini, i cosi, i fuochi d'artificio per lui stesso poi. Mi dispiace, vuol dire che hai perso. Anche te stesso. Mi dispiace tanto. Ok, quindi non mi aveva detto cosa succedeva se avessi perso, però me lo potevo immaginare. Venderò a qualcuno. Ma cosa? Sono solo merce per lui. Mi sta buttando di nuovo in un buco. Nel buco segreto di... Oh mio Dio. E ci sono pure degli altri noob. C'è la ragazza di prima. Oh mio Dio, mi stanno parlando. Ciao, hai perso anche tu? Ah, uno nuovo, almeno tu hai ancora i vestiti. No, ma mi dispiace. Raghi, raghi, non siete costretti a stare qui, ve lo dico. Solo perché avete perso una sfida, poverini. E ho anche un piano. Potete venire, uscite. Vi posso insegnare una cosa, poveri noob. Ve le insegno io una cosa bella di Brookhaven. E niente, gli ho insegnato a griffare le altre case, soprattutto degli scammer ricchi, schifosi. Wow! Raghi, abbiamo scoperto anche oggi che non ci si può fidare di nessuno su Brookhaven. Mi raccomando, state attenti.